Mercoledì 2 febbraio 2022 vi parlo da Luci Cinemas di Via del Cavallaccio a Firenze, dove in anteprima nazionale verrà presentato questa sera il film Uno strano weekend al mare. La regia è di Alessandro Ingrà, che è anche uno dei quattro protagonisti del film, ha firmato anche insieme a Massimo Di Matteo la sceneggiatura del film. Sono già in arrivo qua a Luci Cinemas a tanti personaggi importanti: c'è il regista Alessandro Sarti, c'è il grande Giancarlo Antonioni, c'è Luciano Casaretti, Saredi, Domenico Costanzo e poi tantissimi dei protagonisti del film, non solo nei ruoli principali ma anche nei ruoli di contorno. Ora noi vedremo il film con tante altre persone e poi alla conclusione raggiungeremo i protagonisti di questa serata per le interviste a beneficio dei nostri telespettatori. Uno dei quattro protagonisti del film è il famoso attore Gaetano Gennai. Esatto, insieme a Giorgio Panariello. Eccolo. Stavamo scherzando, ma d'altronde il film è anche un film comico, certo, anche se poi certo. È per diciamo buona parte brillante, anche un brillante. Però anche con dei risvolti drammatici. Sì. Vogliamo anticipare qualcosa per invogliare i nostri telespettatori a venire a vederlo nei prossimi giorni? Dunque, diciamo, tanto presenta la bellissima ragazza e allora, coprotagonista del film, sì, al tuo fianco. Esatto, allora vi presento proprio la protagonista, veramente Raissa, è veramente una scoperta, essendo il suo primo film, non ci si aspettava che facesse questa, cioè, questo impatto diciamo, con la sala, perché proprio quando parlava lei tutti facevano, io avevo la mia moglie accanto che mi diceva, guarda, lei è veramente brava. Grazie. Capito? Chi è grazie. Stata a scoprirla? Chi l'ha scelta per questo film? Allora, mi ha scelta Alessandro Ingrà. Quindi il merito è tutto, è inutile che lui dica, il merito è di Ingrà. Non voglio prendermi merito. Esatto. Allora, voi fin dal il copione l'avete letto subito, quindi sapevate che andava a finire così, certo, sì. Oppure il regista, come faceva Hitchcock, va tenuto fino alla fine? No, ci ha fatto leggere il copione. Subito. Si sapeva dove si andava a parare. Vabbè. Non era facile passare dai toni comici, brillanti, poi a un finale abbastanza, insomma, anche denso. Poi io voglio fare veramente complimenti a Alessandro Ingrà. Come è stato il tuo rapporto? L'ha fatto proprio con le sue forze, basta, capito? Non è che sì, chiaramente ha trovato degli sponsor e tutti, però non ha trovato una produzione che l'ha supportato dall'inizio alla fine, insomma. Quindi è stato molto libero anche di fare quello che ha pensato. Ma non è facile, facile perché poi dopo, insomma, hai visto quanti nomi c'erano in fondo nei titoli di coda? Certo. Questa gente va pagata, capito? Quindi è stato molto bravo anche a organizzare tutta la cosa, oltre a gestire bene la parte artistica. Diciamo. Certo. Allora, a metterci in riga, via. Vero? Soprattutto e Paci. Sì, andava credo. Ascolta, c'era lei e la Benedetta Rossi, facevano un casino. Sul set non come eravamo le uniche puntuali. Non sapevano mai la parte. Non è vero, eravate le più quanto brave. Quanto c'è di spontaneo poi nelle vostre recitazioni, la tua, quella di Graziano? Allora, diciamo nella mia e in quella di Graziano più che in quella sua e di Benedetta Rossi, perché loro sono attrici, mentre noi siamo comici, cabarettisti, insomma. Quindi noi si tende più a improvvisare. Loro erano molto più precise, però si adattavano molto bene, sono state veramente. Guarda, sì, perché ci facevano i trabocchetti, veramente ci cambiavano le battute, arrivavano lì e la buttavano là, capito? E allora bisognava improvvisare qualcosa. Beh, questo è il segreto. Allora, sveliamo il segreto, lei non è il famoso Gaetano Gennai, no, si è spacciato no. per lui stasera, dica la verità. Io sono Ceccherini. Allora Alessandro, complimenti perché grazie Borghini. Credo l'abbiate riconosciuto tutti, lui e Graziano hanno offerto una, sono due grandi professionisti, una recitazione. Tu vorresti dire siamo vecchi? Insomma, un pochino. Abbiamo vecchi professionisti. No, no. Benissimo, complimenti a entrambi per grazie. Il debutto e per questo ennesimo film. Grazie Borghini e brava Raissa un'altra volta. Grazie. Graziano Salvadori è uno dei quattro amici miei, amici miei tanti anni dopo, sì. Però senza il cinismo degli amici miei, siete quattro buontemponi, sì. Quattro sempliciotti che alla fine riescono anche a tirare fuori le gambe da una situazione compromessa, sì. Dove si sono infilati perché sono un po' degli sprovveduti, quindi, però lo spirito è sempre quello
dei quattro toscanacci di Amici Miei. Sì, lo spirito sarebbe quello lì, sai, oggi purtroppo bisogna stare attenti a quello che diciamo, a quello che facciamo, passato va bene così, e niente, quindi noi ci siamo divertiti, abbiamo fatto un po' di confusione e siamo usciti da una situazione un po'... Ora la parte mia era quella del proprio sempliciotto vero, ma che è proprio la mia nella vita, ecco, sono un cretino anche nella vita, quindi va bene così. Quindi la tua indole è stata rispettata. Sì, sì. Come è stato il tuo rapporto con un regista importante come Alessandro Ingrassi? A parte che ci conosciamo, ecco, sì, di solito, però il rapporto con questi grandi personaggi, con queste figure così, allora, non è sempre semplice. Ci conosciamo, non è, guarda che si fa rispettare, quindi era ironico, vero? Spero sì, lui sì, lo sì, capisca. No, lo so, però è uno che insomma si è fatto rispettare, ci siamo divertiti, dava le indicazioni, poi magari sarebbe fate sempre il contrario, però ogni tanto, capito, si metteva anche del nostro. Questo film ci ha riportato anche alle commedie balneari degli anni 50 e sì. 60, spensierate, anche se qui c'è un finale un po' torbido, però sì. Fino all'epilogo, diciamo, è un film balneare con battute sulla spiaggia, pappagalli, come si diceva un tempo, oggi sì. Sarebbe offensivo definire uno pappagallo, ma sì, insomma, sì. Voi siete quattro pappagalli al mare. Sì, noi sì, sì, infatti è proprio questa voglia di tornare un pochino a sdrammatizzare le situazioni, il divertimento è proprio questa cosa estiva con queste battute, queste confusioni che abbiamo fatto, c'è questo risvolto finale, però sempre preso con leggerezza, poi alla fine c'è una fine un po' particolare, quindi noi siamo contenti, Ingra è stato bravissimo, gli altri attori lo sai, insomma, Paci, Di Stefano. Quindi dopo Virzì un accento sulla I. Ingra con l'accento sulla il prossimo regista magari chi sarà? Bisogna trovare un regista con l'accento sull'ultima Paci alla francese. Bene, grazie auguri grazie per questo film. Grazie. E ora siamo riusciti a raggiungere il festeggiatissimo Alessandro Ingra, regista, sceneggiatore e anche coprotagonista, perché sono quattro i protagonisti del film, quattro storie che si intrecciano ma sempre legate dalla caccia alla ragazza. Siete quattro sfigati, si può dire, che cercano in un fine settimana un po' strano, un po' particolare, di trovare l'anima gemella. Tu sei l'unico che forse ci riesce e quest'amore è un po' contrastato, ma alla fine il lieto fine emerge e quindi esatto. Finisce tutto bene. Sì, no, praticamente voglio raccontare com'è nata l'idea di questa sceneggiatura. Diciamo tanto che questo è il secondo film, che è più difficile da fare del primo perché c'è più responsabilità sulle spalle, bisogna confermarsi e migliorarsi, esatto. E quindi poi l'abbiamo girato anche in piena pandemia. In piena pandemia. È come dire, vado a allora, pesca di sogni. Diciamo che è girata a Vada, sul litorale, in buona parte a Vada, è un film balneare che, lo dicevo prima con Graziano, ci riporta alle commedie balneari degli anni 60, ai pappagalli di spiaggia, agli imbrocchi, alle schermaglie. Esatto, ma no, cioè, voglio raccontare un attimino come è nata l'idea di questa sceneggiatura. Io 20 anni fa prendevo la casa al mare con i miei amici, quando ero più giovane, sembro giovane ma non lo sono. Un finto giovane, mi mantengo in forma, però sono vicino ai 50 anni. Allora, quando avevo 30 anni prendevo la casa in mare con i miei amici, dal venerdì alla domenica. Chiaramente uomini singoli che vanno in mare vanno per rimorchiare. Esatto. Ecco, successe un fine settimana, io conobbi una ragazza che sentivo che era diversa da quell'altra. Pensavo fosse la donna della mia vita. Ho passato appunto una notte insieme e la domenica questa praticamente non mi ha più considerato. Io ci sono rimasto malissimo. Ecco. Da questa delusione è nato io ho scritto un film. È come è nato. Però hai cambiato l'epilogo, perché sì, qui alla sì. fine lei ritorna perché a me... in ginocchio da te. Esatto, perché a me mi piace, insomma, i finali devono essere sempre a lieto fine. Bene. E sottolineava acutamente, una mente acuta come quella di Alessandro Paci, che tu sei stato molto bravo a gestire anche tante comparse, un film corale, ma non solo perché sono quattro i coprotagonisti, ma perché hai fatto muovere intorno a loro e a fianco a loro anche tante comparse, ci sono tanti caratteristi toscani, c'è Cristiano Chesi, c'è Loppa, c'è Gianluca Truppa. Quindi hai scelto anche per le seconde e terze parti personaggi mirati. Esatto. Allora, fare regista è come fare l'allenatore di calcio. Hai una squadra, devi saper gestire i tuoi giocatori. Il regista deve saper gestire gli attori e gli deve dare i ruoli giusti.
Quindi cosa ho fatto io? Ho dato i ruoli giusti ad ogni personaggio, dal primo all'ultimo. E infatti sullo schermo hanno reso al 100%, forse anche di più. Dove potranno nei prossimi giorni andare a vedere questo film i nostri telespettatori? Allora, tanto fino al 9 a Luci di Firenze qui, e Casoria. Qui, in via del Cavallaccio. Sì, sì, sì. Quindi ricordiamolo. Qui, Firenze, sì. Sì. Poi vabbè, esce anche a Casoria in provincia di Napoli. E poi il 25 febbraio a Figline, poi l'11 marzo a Vada e poi ne stanno arrivando tanti altri, perché chiaramente con questa situazione dei contagi. Allora noi consigliamo di consultare i quotidiani o di seguire, magari nelle radio private ne parleranno, credo, di questo film, e andate a vederlo perché si ride, e è comico, è un film brillante. Io posso andare anche sì, che lo rendono per metà quasi un thriller. C'è comicità, amore e non c'è violenza, parzialmente, sì, sì, è abbastanza leggera. Sì, sì. La violenza cercano di contrastarla, esatto, anche con i loro mezzi fisicamente non paragonabili a quelli dei veri cattivi del film. Esatto. Allora esatto, ti facciamo tanti auguri e concludiamo questo servizio invitando i telespettatori ad andare a vedere Uno strano weekend al mare. Grazie, venite al cinema. Come abbiamo detto nelle precedenti interviste, sono tanti i comprimari di questo film, ruoli molto azzeccati da parte di Alessandro Ingra, il regista, e molti sono già andati via perché l'ora è tarda, però alcuni siamo riusciti a trattenerli qua. Quindi vi dovete presentare e magari ricordare ai telespettatori che ruolo avete. Ora ci sono i soliti mitomani presenzialisti. Allora, lei parte con un ruolo di buona e alla fine si scopre che invece lei è una cattiva. Sì, molto cattiva. Allora, si presenti con nome e cognome, sì, e ruolo. Sì, sì. Io sono Lucia Monciolini e sono nel ruolo della dottoressa, come avete visto, non tanto buona. In più ho anche aiutato Ingra come casting director e tutto il resto, va bene. E basta così, non ho altro da dire, passo al mio amore, a Maria. Grazie. Eccomi, io sono Maria Chiara, ho interpretato il ruolo di Chiara, una PR molto molto piccante, diciamo, e vi suggerisco comunque di vedere questo film perché è veramente bello. Passo la parola all'altro attore qui accanto a me. Grazie, grazie. Ciao, allora io sono Gianluca Truppa, ho interpretato il fantastico ruolo del campeggiatore, del proprietario del campeggio, un po' sopra le righe, uno che ha i soldi proprio non gliene porta niente, giusto Alessandro? 800 euro, naturalmente, 800 euro di cauzione. Mi sono divertito un sacco, soprattutto quando abbiamo fatto le prove. Quindi niente, andate a vedere il film e grazie di avermi scelto per questo personaggio. Prego. Benissimo, altre bellissime protagoniste di questo film. Io sono Alice e interpreto Stefania. Di Stefania cosa possiamo dire? Che ne busca, punto. Io sono Monica Vannucchi e interpreto il ruolo della barista sexy. Volete un cocktail? Guardate il film. Passo la parola a Carmen. Questo farà incrementare le prossime presenze al film. Io sono Carmen Benfari e nel film faccio una piccola parte, faccio la PR. E però una cosa la voglio dire, il film è veramente, veramente carino e venite a vederlo. Perché Alessandro, gli faccio tutti i miei complimenti, è stato bravissimo. Tocca a me? Finale, sono Alessandro, sono quello del gruppo rispetto ai Paci. I Paci siamo quelli che rimorchiamo, però rispetto ai Paci io sono quello più sentimentale, mi innamoro, rimango fregato, ma poi non dico nulla. Scusa, eccolo! Scusa, dovevi portare quello spaghetto allo scoglio laggiù a quel tavolo.